Ciao ragazzi, bentornati sempre qui dal Cap, bentornati sempre qui sul canale. Oggi vi voglio carichi e spumeggianti perché è l'ultimo giorno di season. Infatti domani andremo ovviamente in live per la nuova season, per le nuove novità. Per le nuove novità, frate, sono completamente pazzo, non dovevo prendermi la camomilla, mi sa adesso. E anche perché in live succedono cose pazze, come il mazzo di oggi, capito? Cioè, anche il nome ha un suo perché in tutto ciò, perché nasce tutto da quello, sempre. Poi, se ovviamente il 73% che guarda i video si iscrivesse anche al canale, ovviamente ci faremmo tutti una serie... No! Taglia questa. Saremmo tutti in un mondo più felice e contenti, capito? Ora, il mazzo di oggi, come funziona? Il mazzo di oggi, intanto... Non sento l'audio, fratello, almeno mi casa l'audio di Marvel Snap, non so perché non mi casa. Il mazzo di oggi che cosa c'ha di bello, potente, agghiacciante, spumeggiante e interessante? C'ha tutte le carte del move, no? E questo è sicuro. Ma c'ha anche due carte del bounce, le due fondamentali, ovviamente Beast e Falcon. Perché? Perché ci possono aiutare a farci riprendere in mano tutte le nostre carte. Anche di costo 1, perché così facendo possiamo fare il turno 6 aim dalle più altre cose, no? Di costo 0, ovviamente. Poi, tutte le carte inerenti alla engine del move, no? Il Doc, Glock, Iron Fist e Ghost Spider, tutte in grado di far spostare le nostre carte. Ora, le nostre carte che devono essere spostate sono Human Torch, Dagger e Vulture. Vulture è veramente bello, fresco di Oda, non di patch, con il più 6 di forza. E l'unica touch card, Mobius, che ovviamente Mobius, tralasciando lo Shang, perché sappiamo tutti a cosa serve Shang, è sempre comodo averlo in un mazzo. Mobius RA, quando in un mazzo del genere gli metti Mobius e ti trovi dinanzi, non lo so, tipo metti il Discard che sta andando veramente bello forte con gli Swarm non saranno più a 0 ma saranno a 2, metti il Shulk, Shulk sarà sempre a costo 6, metti un Destroyer con Death sarà sempre a costo 8, capito? Non so se la spada d'ebano va anche in queste circostanze, ma penso che lo vedremo all'interno di questi game. E vi voglio far particolarmente attenzione a questa, alla hot location che esso copia. Ora, mentre andiamo a cercare il primo bro da poter usufruire dei suoi punti e snappargli in faccia. Bello, stavo dal frate. Io c'ho un quesito in tutto ciò, perché a me vengono sti quesiti certe volte. Bello intanto fare una roba del genere. Forse aspetterei però, sai? Forse aspetterei. E a me viene un quesito. Cioè, perché metti una hot location di una tipologia di mazzi che è meta? Cioè, non che è meta, che è più... usata. Che è più usata, capito? Perché il Discord sta andando forte, la ramp sta andando forte adesso. Capito? Che cazzo di senso c'ha che mi metti sta roba, capito? No? Pulito. Poi sai che puoi fare? Oddio, no, non sai che puoi fare, te lo dico io che puoi fare. Fai questo. Fai questo. Giochi il Doc e giochi Beast. Subito. Guarda che se fosse Dagger al posto di Human Torch quanti punti avremmo fatto. Guarda. Vabbè, fa niente. Se me dai ora mi incazzo. Ok, grazie. E il Doc Beast, dai. Ce li riprendiamo tutti in mano. Ah, via. Sarebbe comodo fare al turno 5 sta roba di Beast, però... siamo in curva, perché non farla, no? E non so se potrebbe servirci Mobius in questo game. Sai che non lo so. Che può avere lui che può scontare? Niente. Teoricamente un Thanos non dovrebbe avere cose. O c'ha Zabu. Perché sta roba? Perché sta roba? Che può avere là sotto? Ok. Bello anche Falcon, frate, sai? Bello anche Falcon, ma mi sa che Falcon è un pochino inutile. Falcon è inutile. Ce la giocherei quanto per... per fa punti. Uno. Due. Tre. E poi vediamo.
Cazzo, è un reveal, è un reveal. Ma guarda tu che cosmo mostruoso che mi ha messo. Guarda che cosmo mostruoso mi ha messo, ragazzo. E io farei Heimdall comunque, se posso. Se posso farei Heimdall. Poi se regge tutto sto pacco, che sono 7 punti più 9. Ebbene. Victory. Vabbè, ci sta la giocata, eh? Ci sta. La voglia. Ci sta la giocata. Comunque, primo game, primo win, dai. Poche parole. Con tutto che ha messo un cosmo devastante, frate. Cioè, il bro ne sapeva. Il bro ne sapeva, voglio, se ne sapeva il bro. Però, boh, cioè, veramente, io non so come fa questo mazzo a essere così forte. Non lo so, frate. Onesto, io non lo so. Bello, Human Torch subito. Non sarebbe male. Fai Human Torch, fai Dagger e poi metti Glock in qualche parte. Carino. 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 Voglia. E sì, vorrei settare anche Dagger. Per poi magari fare Clock, fare Beast. E oddio, aspetta, però meglio fare una roba del genere. Meglio fare così. Ok. Ci sta. Adesso se tu metti bello Glock, bello anche questo, sai. Bello anche questo. Non mi dispiace Aronpista, sai, non mi dispiace per niente. Però boh, frate, mi sa che è meglio una roba del genere. Ok, almeno che non gli vai sulla Stark Tower. Guarda che bella Dagger già 6. Cioè, non ha senso Dagger, raga. Si prende un più 3 per tutte le carte. Cioè, per ogni carta avversaria del campo in cui tu la sposti, capito? Non ha senso, frate, non ha senso. Non ha effettivamente senso. Ora, non sarebbe male mettere... Mettere che cosa? Mettere Vulture, mettere Human Torch, mettere Dagger e mettere Clock. No? Ok. Lì. Cazzo, potevo metterlo pure qui, Vulture, è vero, me l'ho dimenticato di Iron Fist. Bello. Pulito. E mo c'è da ragionare, ma in una maniera assurda. Ma in una maniera assurda c'è da ragionare, cioè nel senso, io posso fare tanto così, tanto così, tanto così. Sì, ritira. Perché dici, devo ragionare sulla play. E poi no, non credo avrei lasciato tutte le carte qui, onesto. No, non credo. Però avevamo anche Shang. Shang Dok è molto bella come play. Finale, da chiudere. Cioè, in questi casi che non hai Heimdall,
C'è sempre quella carta del dock che costo 2. Oppure, che ne so, oppure Clock, oppure Falcon, oppure Beast. Tutte carte a costo 2. E poi c'è Shang per chiudere. Bello, molto bello. Le uniche carte di costo 3, raga, sono Mobius e Vulture. Mobius che ti serve fare al turno 6? Niente. No? Quindi sei pulito. L'officina di riparatore. Metti subito Dagger. O anche Mobius. Ci metti anche Mo. Bello Vulture. Mobius. Anzi, lo setto qui, sai. Metti che quello è un Zabu. Ma che Zabu, fratello. Ma che Zabu. Ma bello, magari c'ha degli. Oh. Allora, Vulture into Dagger into Clock. Ok, Falcon, ok. A lui ha scartato la Steyr. No? Poi turno 5 che cosa? Turno 5 c'è da ragionare. Ovviamente Beast. Bello lo Swarm, vedi? Bello lo Swarm. Bello lo Swarm. Ora, bello anche Shang. Ok, perfetto. Facciamo così. E lo setterei intanto Iron Fist. Perché no? Magari anche qui, esatto. Ah. Vabbè, forse Dagger è molto più incisiva, sai? Forse è meglio così. Forse è meglio così. L'ho anche Human Torch. Il problema di Human Torch è che è inutile. Non ho carte. Non ho carte. Metti Clock qui. No, no, no. Punta tutto qui. Punta tutto qui. Permette solamente più 3, capito? Magari Shang qui. Metti che Morbius può arrivare a 10. In qualche modo. Però si è scartato Modok il ragazzo, eh? Se l'è scartato Modok. Vedi se frate, vinta. Solo con Dagger, frate. Vinciamo solamente con Dagger. No, pareggiavamo, vabbè. Ragazzi. Raga, Dagger non ha senso. 17 punti forza. 17 punti forza. Vabbè, c'era anche l'ambasciata di Wakanda. Ok, ma l'ultimo turno si è presa 9 punti. Si è presa 9 punti. Alzo le mani. Fermatela. È infermabile. È ineluttabile. Altro che Thanos. Capito? Un altro discard ancora. Dai, Sokovia. Iron Fist. Cazzo. Vabbè. Ui. Che fai? Ma che fai? Ma non fare il pagliaccio. Ma non fare il pagliaccio e gioca. E bello Campiresi. Mobius ci sta a pennello, frate. Non credo abbiate edge card in grado di contrastare Mobius, eh. Non credo questa cosa. Ok, forse Club Infernale è un problema. Ma forse. Mi devo abbeverare un secondo il Gargarozzo. Andiamo con l'ultimo game. Niente mod, c'è lo stesso titolo come a me, fratello. Respect. E non sei un Thanos. Un Barzianzarone un pochino puzza.
Onesto un pochino Wurzelbar senza nome, però la volta può essere tricky. Daredevil, ok. Brutta faccenda. Brutta faccenda, frate. Brutta, brutta. Brutta, brutta. Ah, si potrebbe pensare di fare tipo così e così. Intanto. No? Metti tutto lì, giochi Beast. Il problema è il dock al centro. Il problema è il dock al centro. Il profix al centro distrugge tutto il move, perché come? Una volta non posso giocare. Su ovunque, mai. Sentry, bello, lì, pulito. E mo? Mo niente. Mo si spera. Quanto sarebbe stato bello mettere il Void qui sul bar senza nome, cazzo. Quanto sarebbe stato bello. Il problema è che non posso spostare nulla. A meno che non mi dia un dock. E per forza così devo fare, frate. Per forza così. Come vinco poi? Cioè lui ci avrà The Hood sul bar senza nome, suppongo, eh. Beh. E quindi? Cioè quindi io devo solamente vincere lì. E come lo vinco? Come arrivo a 10 io? Mai. Cioè a 11. Non ci arrivo. Mai nella vita. E lui farà debutto sul bar senza nome, dai. Vabbè, la provo ugualmente, dai. La provo ugualmente. Se c'ha debutto è bene, se no non so come vince. Ma vinciamo per differenza. È stupido. Boh, va bene comunque. Raga, questo è il move. Move bounce, chiamatelo come pare, ma è un... Boh, bellissimo. Bellissimo. Mi sono innamorato di Dagger io. Certo che se avessi la variante Archer mi innamorerei ancora di più. Anche perché la variante base puzza un po', vero? Provatelo, raga. Provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate. Perché vi posso assicurare che fa faville. Basta una pena di ragionamento con tutti quei move sparsi, capito, per il game. Però, bello.